Ciao Castorini! Allora, ero qui con Bruno e stavamo ragionando. Non so se avete continuato a colorare il calendario della Quaresima. Se avete continuato a farlo, vi sarete accorti che oggi è il 2 aprile e il 5 è la Domenica delle Palme. Ci stiamo avvicinando a Pasqua. Allora, la Domenica delle Palme è un giorno speciale. È il giorno in cui ricordiamo quando Gesù è entrato a Gerusalemme. Quando è entrato a Gerusalemme, tutti hanno fatto una grande festa perché Gesù era famoso. Molti avevano sentito parlare dei suoi miracoli, delle cose belle che diceva e faceva. E quando è entrato a Gerusalemme, voi pensate, in groppa a un asinello, tutte le persone per fargli festa sventolavano le palme. E la Domenica delle Palme, se voi vi ricordate, di solito tutto il gruppo scout va a messa in uniforme. È una messa un po' lunga, sicuramente ve lo ricordate per questo, e in quella messa poi vengono distribuiti dei rametti di ulivo che sono benedetti e che di solito si portano a casa per tutto l'anno. Adesso quest'anno Bruno, abbiamo visto, no? È tutto molto eccezionale, una cosa che non è mai successa, non potremo andare in chiesa la Domenica delle Palme e quindi non avremo la palma da portare a casa. Allora, ho sentito Don Francesco che mi ha spiegato che per chi nei dintorni della propria casa, perché si può uscire solo intorno a casa, ha la possibilità di prendere un rametto d'olivo, può prenderlo e domenica, seguendo la messa in televisione o su Facebook, anche Don Francesco la dirà, poi magari spiego ai genitori come partecipare alla messa di Villa Pigna, verrà data una benedizione a distanza, quindi quei rametti saranno benedetti e li potrete mettere al posto di quelli dell'anno scorso. Però Bruno, io ho pensato, non tutti hanno intorno a casa delle piante d'olivo. Come facciamo ad avere quest'anno la palma benedetta per tutto l'anno? Don Francesco mi ha spiegato che quest'anno, in via del tutto eccezionale, per chi non ha il rametto d'olivo, si può anche fare un disegno, un lavoretto, qualcosa che rappresenti questa palma, questo ramo d'olivo, e anche quello sarà un po' benedetto a distanza. Quindi adesso, Bruno, se sei d'accordo, qua ci prepariamo e proviamo a fare vedere uno o due lavoretti che potete fare per avere anche voi domenica il vostro rametto d'olivo. Va bene, Castori? Siete pronti a lavorare? Crunk crunk! In arrivo un altro video.